Sabato 9 giugno 2012 siamo alla stazione marittima del porto di Pescara, alla collettiva di pittura segni e colori, organizzatore Giorgio Del Bono. E adesso entriamo. Ecco qui l'organizzatore della mostra. Buonasera. Della collettiva, professor Giorgio Del Bono, e qui vediamo una delle artiste, Mirta Maranca. Sì, vediamo un po' qualche quadro. Ecco, questo dovrebbe essere tuo. Ci puoi dire qualcosa su questo quadro? Questo fa parte di una serie di quadri che ho realizzato sulla Madonna. Ti puoi avvicinare più forte, che ci sono molti visitatori, quindi c'è un po' di brusio. Sì, un po' di confusione. È una donna del Ghana, quindi fa parte di questa serie di quadri che ho realizzato sull'Africa, e vestita con i vestiti tradizionali del Ghana, e sullo sfondo rappresentato un paesaggio tipico di quella zona, con la frutta, una frutta dolcissima, quindi l'ho intitolato Le dolcezze del Ghana, riferito sia alla donna che alla frutta che c'è dietro. E poi a destra ho rappresentato invece i fiori, che sono i fiori caratteristici di questa pianta, che è la carambola, e cioè il frutto, diciamo. Ah, questo cromatismo così netto è una caratteristica solo di questo quadro, oppure un po' di tutta la tua produzione, oppure solo di un ultimo periodo? No, è proprio una caratteristica mia. Ho iniziato già dall'inizio, dal 95, dalle prime mostre. Ho portato sempre quadri con colori molto forti, anche con l'incisione calcografica, che dovrebbe essere in bianco e nero. C'è più di presentazione, ormai nota, super nota. E lì c'è l'altra opera di Mirta, anche molto bella. Vediamo. Questa posso dire che fa parte anche di una serie di opere che ho realizzato sui premi Nobel. È un premio Nobel del 91, conosciutissima. Che è Aung San Suu Kyi. Sì. Con sempre ambientata nel paesaggio della Birmania. Quindi il famoso loto, che è famoso per loro, è un fiore al quale loro tengono moltissimo, che rappresenta la vita eterna. Mirta, posso dire una cosa? Sì, certo. In quel quadro c'è qualcosa di te. Un po' è vero. No, semplicemente perché io da tanti anni che rappresento l'Africa, sì, però sì, ma rappresenti anche te. Ho dato anche una serie di premi Nobel. Come viso, come fisionomia, cioè molti quadri che ti somigliano. E quello ti ricorda? Cioè l'espressione, sì, allora, diciamo. No, hai fatto anche autoritratti. Mi piace moltissimo la figura, ho fatto molti ritratti. Anche tu. Non solo autoritratti. Molto bravo le autoritratti. Va bene. Poi vogliamo vedere un attimino. Passiamo a Del Bono. Prego. No, Del Bono c'è poco da dire. Prego, io facciamo. Voglio parlare solo di una cosa. Sì. Questo quadro a cui sono molto affezionato. Questa è una nevicata di notte sulla città. Io l'ho sentita così, l'ho interpretata in questo modo. La tecnica particolare sono smalti e acrilici. È una cosa che è venuta proprio di getto, perché una volta facevo un figurativo. Si vede che sono smalti acrilici. Sì. E adesso invece mi sono dedicato un po' all'informale, a questo tipo di cose. Proprio l'informale. Allora, c'è un po' qui più materico. Sì, vero? Qua un po' più scenico, sì, anche gestuale. È vero? Vero? Sì, si vede. Sono sempre luna di notte, una città di notte, sempre con questa specie di luna rossa che incombe. Sono quasi un po' pazzo. Perché qua c'è il figurato e l'astratto, sì, sì, contemporaneamente tutte e due. Se proseguiamo, se ci accompagni, lo vediamo gli altri. Ci accompagni, Mirta? Sì. Sì. Poi quando vuoi. Questa pittrice Paola Silvestri, che adesso non c'è. Bello questo. Che ha una sensibilità molto forte nel colore, sul colore. È un autodidatta a cui io sto facendo un po' la sto seguendo un po'. Secondo me si esprimerà, sarà molto brava in futuro, migliorerà sicuramente. Il quadro che mi piace molto di questa nuova pittrice è quello sotto. Bagno la giornata.
perché c'è poco ma c'è tutto. Sentiamo Mirta che dice. Una vista panoramica. Sì. Cioè gli occhi come quasi panoramica. Lo stesso colore degli occhi. Anche beh, un bel primo piano diciamo. Anche nella tecnica molto particolare, si vede le un po' sì, tratteggiate. Sì. Questo è più istintivo, sì. Istintivo. Dell'attracco delle sì. Sì, delle parti. Sì, 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 sono le funi. Sono funi che tengono i pescherecci. Quello è un fiume di notte. Ah, col ponte del mare, immancabile. Un po' selvaggio, un po' tirate così a colpo di sciabola. Io gli ho un po' forzato. Prima del. Quando il dragaggio ancora veniva fatto, ovviamente. Sì, sì. L'ho un po' forzato. Questa è mia idea, sì. Anche il panorama. Sì, scusa, magari. Mira Vicente. Che è da qui presente. Sarebbe la. Autrice di altre opere che dopo vedremo. Andiamo avanti. Allora, che stile è questo, quindi diciamo più di olio su tela, quindi sì. Oh beh, questa opera mi sembra già. Questa è Mirta, sì, Mirta. Scusa, è Mira di Cinzio, questi cavalli bianchi sguazzano nell'acqua, molto vivaci, come del resto è la pittrice. Lei è molto istintiva, anche lei è vivace come personaggio, viene pure negli schizzi, temperamento, suoi schizzi, proprio c'è la sua personalità. Questa è una regata, un po' naif se vogliamo, è molto suggestiva. Mirta, è vero che è particolare questa? In questo cielo tempestoso, anche le barche sono un po'. Una regata. Beh, se poi adesso fai la panoramica e poi ci soffermiamo su qualche cosa. Allora, c'è qui la critica d'arte, la dottoressa Daniela Vichi. Un commento su queste opere qui, su una carrellata su queste opere, poiché momentaneamente sono assenti i pittori. Allora, sentiamo la dottoressa che cosa ha da dire in particolare, qualcosa che colpisce di queste opere, qualche particolarità, qualche cosa che... Il volto qui della Madonna... riprende, dice, il volto della Madonna da Michelangelo Buonarroti, quindi lei riprende, capito, proprio il viso, la plasticità della figura, anche l'espressività. Invece poi qui già andiamo qua nelle confusioni, infatti si vede un po', diciamo, nella pennellata che cerca di creare, diciamo, un certo disordine, però nello stesso tempo c'è un ordine logico delle cose. Invece qui poi passiamo sempre a rappresentazioni dei traborghi, qua con la prevalenza del colore, quindi il rosso è quasi il colore, quindi che costruisce, insomma, l'immagine. Invece qui tendiamo qui, quindi no. Sì, certo. Ciao, riprendi il bacio. Qua invece prevale l'informale materico, nella prevalenza quindi della materia, il di sotto dei trabocchi, quindi si vede proprio tutta questa un quadro quindi materico, però diciamo un materico non figurato. E poi anche qui, diciamo, nella rosa dove prevale quindi una sovrapposizione di segni, un informale segnico. Lì materico, qui quindi segnico. Quindi si parlava prima che dai quadri si può capire la personalità, certo, del pittore. Qua comunque vediamo che c'è una personalità quindi vivace, come anche quindi nell'uso dei colori, il viola, tutti questi.
un quadro ironico, anche diciamo nella rappresentazione. Invece allora, questo qui? Qua sempre diciamo lì c'è la rosa, quindi qui invece c'è la conchiglia, quindi la natura, il mare, perché infatti la mostra viene fatta alla stazione marittima, non a caso cioè il luogo diciamo è stato scelto per questa mostra che ha a che fare quindi con il mare, con l'acqua, con il trabocco. Infatti c'è la rappresentazione continua dei trabocchi, dell'acqua e poi anche la natura con i cavalli, ci sono altri che hanno rappresentato i cavalli, i paesaggi, il paesaggio naturale. Questo è il materico, invece questo più è, come si chiama, è realistico come quadro, è naturalistico. Qua mi fa parlare solo a me. Ok.